Ciao raga, benvenuti in un mio nuovo video, come state? Oggi ho intenzione di fare un video che mi ha consigliato uno di voi. Praticamente oggi ho intenzione di fare per la prima volta il video ordino da mangiare da bendata. Ma è bellissima questa cosa, perché non l'ho mai fatto questo video? Ho visto che in tantissimi youtuber l'hanno già fatto gli anni scorsi, ma io come al solito mi sveglio tardi. Tra l'altro c'è qua Franci che sta cercando di sorpassare il cavalletto senza toccarlo. Olè. E ce l'ha fatta! Amo, dove mi consigli di ordinare? Su Just Eat o Deliveroo? Deliveroo. Ma Deliveroo o Deliveroo? Deliveroo. Comunque mi venderò e dal computer cercherò di selezionare del cibo. Io incrocio le dita perché non è che mi piace tutto tutto. Io di solito ogni volta su questi siti compro sempre le stesse cose. Cioè se devo ordinare sushi prendo sempre le stesse cose. Se ordino dal McDonald's prendo sempre le stesse cose. Quindi sarà un casino, anche perché sarà il mio pranzo. Franci è ritornato dal lavoro per fare la pausa pranzo. Io ho preparato la pasta al ragù. E io oggi spero di mangiare qualcosa di buono. Ma in tutto ciò, Chloe, non hai ancora salutato i nostri amici. Vieni qua. C'è la patatona. Guardatela. Oggi è bianchissima perché ieri l'abbiamo portata a lavare da una signora che c'ha un negozio dove... Toiletta? Toiletta ai cani? Ah, ecco. Ciccia, amore, quindi adesso sei ancora più bella. Dai Chloe, adesso iniziamo, va bene? Eccomi qua raga. Chi è? Non parto. Comunque raga, ho trovato questa, diciamo che è tipo una maschera faccia. L'avete presente quelle che si mettono nel congelatore forse? E poi bisogna metterle in faccia. Solo che non ho nessun'altra benda. Ero convinta di aver qualcosa, cioè ho tipo un paio di sciarpe, ma sono quelle giganti. Sì raga, sembra un po' trasparente, ma guardate, aspetta che vi faccio vedere come vedrei, perché sennò poi mi dite che baro e vedete che non si vede niente. Vi dico soltanto che ho una fame pazzesca, non ce la faccio più. Qua sotto è arrivata anche Chloe che ha già mangiato, quindi amore, niente capricci. Ok. Ordineremo del sushi, solo che non è che mi piace tutto come vi ho già detto, però incrociamo le dita. Ok raga, ci sono, ce l'ho fatta. Andiamo un po' giù, un po' su, che così si mischia tutto. Ok, iniziamo. Vorrei, Chloe, vorrei ordinare questo. Spero di aver cliccato qualcosa. Poi scendiamo un pochino. Vorrei questo. Poi scendiamo un po' giù. Prendo questo. Poi scendiamo ancora più giù. Spero di non prendere tipo le alghe. Così si chiamano. Poi se no le zuppe, odio. Poi c'è anche quel pane strano. Avete presente quello tipo bianco color panna? Dai, levo un attimo la benda per vedere se ho cliccato qualcosa e se ho preso qualcosa che mi piace. Ok. Non vedo più. Come il carrello è vuoto? Ma scusami. No raga, mi sa che qua la cosa è un po' più lunga del previsto. Comunque oddio, non potete capire, ho messo questa cosa che è congelata, è un po' fredda. Adesso mi bruciano gli occhi dopo una pausa. Come prima volta direi che è andata malissimo, carrello vuoto. Sono rimasta a cliccare a 8.000 cose, ma niente, riproviamoci. Adesso ho capito che cosa devo cliccare. Perché in realtà non è che è soltanto un click, in realtà sono due, perché devi cliccare sul cibo e poi devi far aggiungere al carrello. Ok ragazzi, ci risiamo, spero, aia, no, così mi stringe tantissimo, spero di farcela. Mescoliamo un po' il menù a caso, così non ricordo niente, anche se forse su Deliveroo non avevo mai ordinato. Andiamo su, raga, incrocio le dita, cosa posso scegliere? Destra o sinistra? Dai, questo. Ma ho cliccato. Raga, ho cliccato cosa?
Ok, proviamo a cliccare qui. Poi andiamo qui. Sì, raga, io sto un po' cliccando a caso. Sto scegliendo tantissime cose perché non so nemmeno quante cose sono riuscita a mettere nel carrello e quante cose non ho cliccato. Prima o poi ce la farò a mettere nel carrello qualcosa, no? Scendiamo giù. Clicchiamo un sacco di volte. Ordinato! Oh, luce! Cos'è che ho preso? Ma soltanto tipo 5 cose? Me l'ho convinta di aver preso un sacco di cose. No, raga. Ho preso un Tiger Roll, non ci credo. Questo mi piace, anche se mi sono un po' stancata. Cioè, preferivo prendere qualcos'altro. Però vabbè, dai. Meno male che mi piace. Poi, cos'è che sono le goma wake? No. Gomma wakame, ciotola di alghe con salsa. No, raga, ma non la mangio. Non è giusto, cioè, ma è così la challenge. Anche se non mi piace, lo devo ordinare veramente. Poi ci sono gli yaki udon. Ah, ma quelli sono quelli che prendo sempre, non ci credo. Poi il involtino primavera, un sake. Cos'è sto sake? Ordinato, adesso non ci resta che aspettare con ansia il nostro cibo, anche se ci sono un paio di cose che non voglio. Soprattutto le alghe, perché veramente mi fanno schifo. Raga, arriva tra una mezz'oretta e ho speso 25 euro. Vabbè raga, buono, no? Raga, sto aspettando il sushi e le cose che ho ordinato. Nel mentre do da mangiare la pasta. Guardate che bello il contenitore nuovo. Trovato perfetto per la pappa di Chloe, così non prende umidità. Chloe, zampa, brava. L'altra, brava. Bacio, gira volta. Brava Maria. Brava Maria. Acquettina. Amore mio, buona la pappa? Eh sì, eh. È arrivato il ragazzo, guardate. Arrivo. Numero, tu non risponde. Numero. Che fame. Sì, ma le alghe. È poi arrivato un pacco per Franci. Finalmente si mangia. Eccomi qua, raga. Finalmente si mangia. Tavola preparata e adesso si mangia. Qua abbiamo yaki udon, involtini, nigiri e uramaki. Buon appetito! Vediamo come sono i nostri yaki udon. Sono buonissimi. Comunque non potete capire, mi è andata troppo bene, perché le altre cose sì, le mangio, ma non è che mi piacciono tanto come gli yaki udon. E devo dire che è uno dei miei piatti preferiti. Tra un po' ho intenzione di rifare questa tipologia di video, però voglio qualche consiglio da voi. Che cosa mi consigliate di ordinare? Tipo, restiamo sul McDonald's, cibo messicano, ancora giapponese o cinese, oppure un ristorante italiano? Commentate qua sotto e datemi qualche consiglio. Yaki udon finiti. Adesso sapete cosa faccio? Io assaggio queste. Qui c'è pure una salsina. Cosa sarà? Sembra la salsa di soia, però boh, mi sembra un po' diversa. Oh, babba, che cos'è sta roba? Ma è vino! Facciamo una cosa, io apro la mia vera salsa di soia e l'altra salsa teriyaki. Scegliamo questa che è piccolina e bucciamo di queste qua le salse, che se no slercio tutto. Un po' di teriyaki, soia, ancora teriyaki e
Ma è gomma? Ma come fate a mangiarla? No, vabbè, cioè, capisco le altre cose, ma questa, mamma mia. Ma è gomma? Cioè, vabbè, sapete cosa vi dico? Mangio i miei Tiger Roll, che questi mi piacciono tantissimo. Anche se oggi non volevo prendere questi, volevo prendere gli altri, pure con la tempura sopra. Però, vabbè, questi sono una bomba, ragazzi. Voi di solito che cos'è che mangiate quando andate al sushi? Ultimo uramaki. Sono sazia. Adesso cerco di mangiare anche questi. Sono sicura che tipo gli involtini non riuscirò a finirli tutti. No, ma sono già diventati freddi. Non ce la faccio più, raga. Raga, io adesso vi saluto, così finisco di mangiare queste cose tranquillamente, accendo la TV, mi rilasso un pochino anche perché ho visto che c'è Harry Potter in TV. Sapete che su Sky hanno dedicato un canale totalmente a Harry Potter. Vi dico solo che io Harry Potter lo adoro, quindi vi saluto, vi mando un bacione e consigliatemi altri video qua sotto nei commenti, oppure consigliatemi che cosa potrei ordinare la prossima volta da Bendata. Vi mando un bacione grande grande. Ciao ragazzi!